comunque su queste questioni adesso dovremmo cercare di vedere un po' meglio, un po' più da vicino i problemi. Allora cominci tu Romano, comincia Romano Gasparotti e poi Massimo Donati, i due curatori di questo. Ecco, per cominciare vorrei fornire qualche dato sul lavoro di scelta e poi di edizione che ha condotto a questa prima raccolta, come è già stato detto e anche io sottolineo che si tratta di una prima scelta, di una prima raccolta, dato che il volume comprende annotazioni tratte da 56 dei 322 quaderni manoscritti originali esaminati. Ecco, manoscritti che nella loro totalità, nella loro compiutezza, coprono un arco di attività che va dal 25 all'81. Questa prima scelta, in particolare, ha attinto, per la precisione, dal cinquantennio che va dal 1927 al 1977. Ecco, noi curatori abbiamo pensato di organizzare questo materiale attorno a quattro nodi teoretici fondamentali sui quali la ricerca di Andrea Emo si è concentrata, direi quasi ossessivamente. Questi sono i temi che poi danno il titolo anche alle quattro parti del volume, che sono intitolate Presenza e nulla, Identità e differenza, Tempo e memoria, Immagine e rappresentazione. All'interno di ogni capitolo le annotazioni di Emo, ecco, non vorrei chiamarle con il termine aforismi, dato che solo raramente o quasi mai lo sono degli aforismi. Sono stati, quindi queste annotazioni sono state ordinate cronologicamente e numerate progressivamente. Ma come siamo giunti a scegliere proprio questi testi, i testi qui contenuti, piuttosto che altri, diciamo, più di 30.000 pagine di quaderni? Ecco, quindi per enucleare un po' i criteri dell'edizione, a parte la discriminante teoretica di cui ho parlato prima, perché come diceva anche Ruben de Cervin, i manoscritti di Emo trattano anche non solo di questioni teoretiche, ma si intrattengono anche su problemi di estetica, di religione, di quella che potremmo chiamare niccianamente critica alla vita moderna, o anche su questioni culturali o anche etiche che non sono strettamente teoretiche. Quindi prima discriminante scegliere i testi teoretici fondamentali. In secondo luogo abbiamo cercato di privilegiare le annotazioni e le formulazioni magari dello stesso pensiero, perché il pensare scrivendo di Emo è un ritornare continuamente sullo stesso pensiero o sugli stessi pochi pensieri, che è la caratteristica poi di tutti i grandi filosofi. Ecco, abbiamo quindi cercato di trascegliere le annotazioni e le formulazioni che in epoche diverse trattassero i temi in questione nella maniera più perspicua, più pregnante ed anche più argomentata possibile, in modo da rendere chiaramente l'idea di quel sistema che ha sorretto e sorregge tutta la riflessione di Emo. Ecco, riflessione che, a detta dell'autore stesso, muove dalle vicende dell'idealismo tedesco, da problemi che sono giunti a maturazione con l'idealismo tedesco, che ruotano attorno al problema della dialettica, intesa eminentemente come negatività. Ecco, tutti questi temi però filtrati attraverso il progetto interpretativo di Gentile, di cui Emo era stato allievo ai tempi dell'università. Quindi il suo programma filosofico si concentra, come afferma Emo stesso programmaticamente in un frammento che abbiamo fatto pubblicare, tra Plotino ed Hegel. Anche se io, pur riconoscendo certamente l'origine di molte delle sue riflessioni all'interno di quest'arco e in particolare all'interno della speculazione dialistica, personalmente nutro qualche dubbio sul fatto che i suoi riferimenti alla grecità si limitino alla declinazione neoplatonica del pensiero greco aurorale e classico, come cercherò di accennare molto in breve, anche perché magari Donati intratterrà di più sul versante idealistico. Infatti, un capitolo si intitola Tempo e memoria, e tutta la riflessione emiana sul tempo, che passa attraverso la critica a Bergson, una critica strategica perché gli consente di giungere a certe conclusioni. Emo critica tutte le concezioni del tempo che gli definisce positive, comportanti, cioè, e sono parole sue, l'obiettivazione dell'eternità
e perciò la separazione del tempo dall'eternità, un testo del 62, e ha come esito invece una concezione negativa, che lo stesso sottolinea essere negativa del tempo, inteso come, e cito ancora parole sue, ritorno su di sé, perpetua riconquista del proprio passato, cioè della propria negazione. Ecco, questa riflessione, dicevo, certamente approfondisce quanto esposto da Plotino nel settimo trattato della terza Enneade, dedicata proprio Peria Ionos Kai Kron, ma muove, secondo me, dall'indagine aporetica, e sottolineo il fatto che si tratti di un'indagine aporetica, sul tempo svolta da Aristotele nei capitoli 10-14 del quarto libro della Fisica, dove il tempo viene esaminato alla luce dei problemi del divenire della physis, dell'infinito, della continuità. Quindi movimento, divenire, passare. Ecco dei loci su cui Andrea Emo ritorna e ritorna continuamente, e con cui egli si misura, direi, con accanimento. Egli afferma che il passato e il futuro, come il nulla, sono contenuti nel presente, sono contenuti, e sottolinea contenuti lui stesso, nell'attualità del presente, il frammento 20 del 1947. E queste tesi hanno certamente come referente più vicino, cito ancora Emo, l'attualismo come logica interna dell'idealismo, come Emo programmaticamente dichiara nel frammento 31 del 56. Quindi sono considerazioni prossime a quello che per Emo è il problema fondamentale della filosofia moderna, cioè il problema dell'autocoscienza, il problema del come è possibile aver coscienza della propria soggettività ed attualità, frammento 19 del 47, il che poi va a parare però in quella che per Emo è l'essenza di tutta la filosofia, non più solo della filosofia moderna, cioè la riduzione dell'essere a presenza. Presenza intesa da Emo però come negarsi dell'essere stesso. Per altro verso, queste riflessioni però ci riportano anche nel cuore del pensare greco, riletto e ripensato in maniera originale e estremamente feconda dal punto di vista speculativo, anche in riferimento al dibattito filosofico attuale. È una linea interpretativa che molto spesso la storiografia tradizionale, gli studi tradizionali su Aristotele non considerano o tengono un po' celato. E quindi siamo giunge alla fine a mettere in questione radicalmente quella che era stata la Grundfrage della metafisica, da Leibniz ad Heidegger compreso, perché c'è l'ente e non il niente, identificando l'usia dell'ente proprio con il niente stesso. Egli però così ripensa anche quella che era stata l'esperienza greca, aurorale, ma anche poi della filosofia matura, dell'archè e della physis. Physis, che ricordo, Eraclito diceva, quittes vai filei, ama nascondersi. Quindi Emo pone, come mette in luce anche Massimo Cacciari nella prefazione, l'impredicabile principio del sistema, di ogni sistema come niente, ma Emo ci dice addirittura che ogni ente in quanto ente del sistema, quindi ogni che cosa determinato è niente, sviluppando appunto quella che io ritengo una lettura fedele, anche se spesso sottaciuta, di Aristotele. Quindi una lettura della teoria aristotelica del divenire che muove dalla caratterizzazione dell'essenza della physis, che sta nella motilità, nella kinesis, che è movimento sempre ateles, incompiuto. Tale kinesis per Aristotele è sempre energeia, cioè atto di una potenza in quanto potenza. Questo ha detto nella fisica. E nella metafisica Aristotele ribadisce che il movimento sembra essere l'atto per eccellenza. Ma l'atto è, per Aristotele, insieme a archè, origine e telos, fine. Telos ed archè, ciò da cui proviene la cosa, ma ciò in cui nel contempo ritorna. E quindi ogni ente necessariamente coinvolto in questa perpetua e sempre incompiuta kinesis, in questo movimento perpetuo e mai compiuto, ogni ente è sempre allora quell'instabile e momentaneo acquietarsi, en ergo, no? Energia deriva proprio da en ergo,
come atto, quindi solo in questo acquietarsi che avviene nell'attimo, in quell'attimo che già secondo Platone nel Parmenide giace tra la quiete e il moto, al di fuori di ogni cronos, la cosa appare nella sua forma, solo in questo acquietarsi, nella sua energia e come intellettile, ecco la cosa appare nella sua forma, e arché e insieme tenos della presenza di ogni cosa. Ma l'atto però è sempre atto di ciò che era in potenza, in quanto era in potenza, e che in quanto tale quindi è pura possibilità di essere e di non essere. Quindi se vi, chiamiamo così la cosa in atto nella sua presenza, è l'atto, quindi ed A è il suo essere in potenza, B è l'atto di A. Di A che però non è B, di A che è ancora niente di B, B che a sua volta sarà potenza di un altro atto C. Quindi l'atto, che è la presenza della cosa, è in realtà presenza di che cosa? Della sua assenza, presenza del suo niente, presenza della propria nientità. Ma ecco che questa è proprio una delle tesi forti di Hemo, delle tesi più forti di Hemo, cioè la tesi che l'ente in quanto ente, che è presenza, è sempre, e non può essere che così, presenza di niente. Inoltre già in Aristotele è proprio questa interpretazione del divenire e dell'ente che richiede necessariamente di giungere su questa base al primo motore, che è energia ed intellettile. Ed Hemo stesso nel frammento 84 del 61 si chiede il negarsi che è tutto, che è originario, il negarsi non suppone forse un atto originario che si nega e che è più antico del suo negarsi e infine qualcosa da negare? Ecco, il Dio, siamo giunti al Dio negativo che dà il titolo a questa prima scelta di riflessione di Hemo, ma sulle problematiche più squisitamente teologiche penso che vorranno dire qualcosa di più